tutti. Dunque, pubblico questo video perché ho scoperto che anche Essence fa lo smalto Magnetic Effect e devo dire che la cosa mi ha sorpreso, anche perché non è proprio un prodotto nuovissimo e io da Essence ci vado praticamente sempre, quindi non mi spiego come mai non l'avessi proprio visto questo piccolo stand con sopra questi smalti. Comunque stamattina sono andata da OBS e ovviamente ho dovuto comprarlo perché sono una specie di bambina che appena vede una cosa, uno smalto nuovo, dice voglio e lo compra, ovviamente se finanze permettendo, perché giustamente, come anche diceva Eki, insomma, spendere 10 euro per uno smalto non è da tutti e devo dire neanche da me. Quindi sono andata da OBS, mi aspettavo che questo smalto comunque costasse un po' di più rispetto ai normali smalti Essence e costa in effetti 2 euro e, o 29 o 49, insomma non ricordo bene, forse riesco a vederlo in base, sì, in base al codice. Ok, quindi lo smalto costa 2,49 euro, quindi leggermente superiore agli altri al costo degli altri smalti Essence. Ci sono 5 colori, tutti ovviamente metallici, dalle sfumature abbastanza autunnali, quindi si va dal verde, un bel dorato caldo, verde chiaro, un argento e così via. Sono solo 5 sfumature, quindi i colori sono un po' pochini. E a differenza dello smalto della Laila, che ha il magnete incorporato nel tappo, questo smalto ha bisogno di un magnete che si vende separatamente, che è questo. Ora, questo fa lievitare ovviamente il costo dello smalto perché costa 2,29 euro il magnete, però ovviamente è inutile dire che lo comprate una sola volta e lo usate con tutti gli smaltini. Dunque, prima di cominciare, innanzitutto vi dico che non, insomma, li ho appena comprati, non li ho provati, non so come siano, eccetera, quindi faremo una prova insieme. E poi voglio ovviamente dire che non sono un'esperta di smalti, non ho alcuna competenza, voglio dire, la mia sarà un'opinione molto molto ingenua da usufruitrice più che da esperta, quindi io sono semplicemente una persona che usa molto gli smalti e niente, quindi detto questo vi faccio vedere l'applicazione. Io ho letto bene le istruzioni, in effetti sono spiegate abbastanza bene, qui ci sono anche delle foto, si applica lo smalto sull'unghia, si infila diciamo questo cappuccio che contiene la calamita all'altra mano, quella, diciamo, l'altra mano rispetto a quella che state mettendo, a cui state mettendo lo smalto, poi si avvicina il cappuccio al dito smaltato e si aspetta che faccia effetto. Il tutto dovrebbe impiegarci 20 secondi. Poi dice: se necessario, inserite il dito nel magnete con il lato dell'unghia rivolto verso il basso, quindi immagino che si possa fare anche in un altro modo. Vi faccio vedere come è fatto il magnete. Allora, c'è questa scatolina. Ok, il magnete è contenuto in questa ecco, allora, questo è il magnete, questa parte concava, e questo è il cappuccio. Quindi se metto lo smalto a questo dito, il cappuccio lo metto all'altra mano e poi avvicino. Questo è quello che ho capito in tutta la mia saggezza. E poi immagino che si possa infilare anche il dito smaltato direttamente nel cappuccio, ma questo lo vedo un po' pericoloso perché io mi impastriccio facilmente, quindi non so. Poi comunque qui la plastica scherma in parte il magnete, quindi non vi so dire. Ah, poi mi è venuto in mente, visto che io cerco sempre il modo per risparmiare, ve lo sapete, chi mi segue lo sa, ma non perché sia tirchia, è perché cerco di spendere i soldi nelle cose che mi interessano, insomma, quindi dove posso risparmiare io lo faccio. Allora, avevo pensato che si poteva usare questo smalto anche senza spendere gli ulteriori 2,29 euro, che tutto sommato equivalgono a un altro tubetto, un'altra boccetta di smalto. Quindi mi sono detta, chissà se funziona anche con un magnete qualsiasi. Quindi ho preso questo magnete da frigo, che ha una calamita molto forte, e vediamo insomma qual è il risultato. Quindi, premo lo smalto,
Ripeto che tutto questo, insomma, è la prima volta che lo faccio, quindi non so come sarà il risultato. Allora, vediamo. Allora, la consistenza dello smalto è abbastanza, mi sembra abbastanza fluida, forse un po' più fluida dei normali smalti di Essence, se devo dirla tutta. Il colore è molto bello, è questo dorato. Ah, vi ho detto il numero 5, il mio Pixie Dust. Ok, allora questo è un colore molto bello, ma un po' nel verde, un po' nel dorato, un po' nel grigio, non è che è molto chiaro. Allora, l'ho agitato, adesso metto uno strato di smalto. La copertura mi sembra abbastanza buona, anche se non coprentissima, un po' come tutti gli smalti, diciamo, perlati o... Ok, e avvicino il dito al magnete. E aspettiamo, boh, 20 secondi, si diceva, sì. 20 secondi. Ok, oh, che carino. Ecco l'effetto. Carino, vero? Solo che, sì, beh, insomma, la punta mi sembra un po' meno definito. Forse perché era meno vicino al magnete, quindi immagino che, dire che io l'ho avvicinato tantissimo al magnete, perché avevo paura che non si vedesse l'effetto. Tanto che l'ho avvicinato che si è sporcato il magnete. Cioè, ho fatto un piccolo pasticcino. Però, effettivamente, adesso capisco l'avvertenza che c'è scritta sulla scatola, pulire il magnete con acetone semplice. E mi chiedevo perché mai bisognerebbe pulire il magnete? Ecco perché. Perché chi è pasticciona come me può fare questo. L'effetto mi sembra molto, molto carino. Orizzontale, poi immagino che, insomma, posizionando il magnete, in altri modi si possano avere altri effetti. Ok, adesso proviamo invece il metodo sperimentale, no sperimentale, il metodo casalingo del magnete da frigo. Magari funziona, ragazze. Bisogna sempre provare. Più. Ho messo una bella quantità di smalto e adesso avvicino il dito al magnete. Ok, ma allora, a parte che ci ho pucciato il dito nel magnete, vabbè, lo devo fare ragazzi. Allora, c'è, al di là dell'orrore costituito dallo smalto che si è piallato sul magnete, in effetti c'è una sfumatura, una specie di onda verticale. Perché immagino che dipenda molto da come è magnetizzato, come è polarizzato il magnete. Però, a differenza di questo, la sfumatura qui è unica, cioè c'è una sola striscia. Allora, secondo me, con un po' di attenzione si può anche usare un magnete casalingo, ma vi devo dire la verità che con il suo magnetino fa un effetto proprio bello, quindi insomma, ragazzi, per 2,29 qui conviene, dai. Però, insomma, io non so se riuscite a vedere, però c'è un... Sì, c'è anche la patacca che ho fatto. Però c'è una sorta di linea verticale molto più doppia rispetto a queste qui piccine. E meno definita. Quindi non va bene. Secondo me è meglio utilizzare una volta che ci si è.
comprare anche il magnetino. E ovviamente vi ripeto l'accortezza di avvicinarlo moltissimo all'unghia, perché infatti vedete che nella parte finale l'effetto è meno definito perché evidentemente io ce l'avevo un po' scostato. Quindi bisogna avvicinarlo molto 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 molto. Ok ragazze, questo è quanto. Io vi saluto e vi rimando al mio canale dove tra poco pubblicherò una review di una nuova pasta sintetica che sto utilizzando, che si chiama ToDo. E niente, quindi vi ringrazio per l'infinita pazienza che avete sempre e vi saluto alla prossima. Ciao!